Ok, bella a tutti ragazzi, sono Ghisius e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3 Black Haze. Mamma mia, allora di lungo che io abbia mai detto. Ok. Che dobbiamo fare? Se devo andare nella sede del club scientifico, wow. Ok, scusa per l'attesa. Gio, grazie di essere venuto. Lascia che faccia la presentazione. Lui è Fuli, il capo scientifico. Il capo del club scientifico. Ehi, lieto di rivederti. Oh, vi conoscete? Sì, ci siamo incontrati sul tetto stamattina. Il proposito del loro club è lancio a razzo. Wow, direi che arriva direttamente all'obiettivo. Se sei già al corrente, allora potrò darti una spiegazione più rapida. Geo, Good, Zack, il team Luna per Prez intende supportare la costruzione del razzo. Not bad. Interessante. Per supportare intendi sovrintendere ed aiutare in generale, giusto? Ma Prez, è impossibile! Non sappiamo nulla su questo genere di cose. È vero che la costruzione di un razzo è davvero complicata, ma questo razzo è quasi ultimato. Oh, bene. Tutto ciò che ci serve per il processo è una carta vigore più. What? Cos'è? Se la lasciamo potremmo eseguire il lancio. Una carta vigore più? Sì, credo che la Shrock sia Magnus a parlare. Ok, vieni fuori me. Ciao, sono Magnus. Sei un wizard? Sì, sono un wizard. Fantastico, non sapevo che esistessero wizard esperti di razzi. Wow. Sì. Agirà come un cervello e pilota del razzo nel suo volo spaziale. Ma come Woody ha detto, ci serve un altro oggetto per ultimare il razzo. Una carta vigore più, esatto? Sì. Cioè? Intendiamo usare sia il carburante che le mie capacità magnetiche per il lancio. Ma questo non è sufficiente. Una carta vigore più ci darebbe l'energia che ci necessita per un lancio perfetto. Quindi non si può far nulla senza. Esatto. Le carte vigore più vengono usate principalmente dalla polizia e dal governo. Molti civili non riescono nemmeno ad avvicinarsi ad una carta simile. Wow. Quanto costerebbe? Cosa? Dimmi quanto costa, ne comprerò una. Invierò il denaro M al tuo alter. Prez, non è una cosa giusta. Dobbiamo portare a termine la campagna in modo pulito. Qual è il problema? Tutti vedrebbero la cosa come un atto di corruzione. Ti sono molto grato, ma non si può semplicemente comprare una carta vigore più. Sono troppo potenti per essere legalmente vendute ai civili. Immagino che farlo agli studenti di un club scolastico è... fuori discussione. Capisco. Beh, allora questo è tutto. Peccato, volevo lanciare il razzo. Esisterà un modo per ottenerne una, giusto? Sfortunatamente ci sono un 1% di probabilità di ottenerne una. Wow. Tranne che non avvenga un miracolo. Non potete mollare dopo aver fatto tanto. Gio ha ragione. Ok, un messaggio. Cos'è stato? Ah, scusate, mio alter. È un po' dalla scuola, dammi un'occhiata. C'è un visitatore che ti sta aspettando di fronte all'ingresso. A me. Cos'è, Gio? Mi è stato comunicato che qualcuno al primo piano vuole vedermi. Chi sarà mai? Andrò a vedere. Ok, ci siamo. Sì, fantastico, non c'è nessuno. Non c'è nessuno qui. È il posto giusto? Dovrebbe esserlo. Meraviglioso, abbiamo fatto uno scherzo. Vai così. Ma mi sembra strano. Dov'è la persona che voleva vederti? Non so dove sia. Ah, colpa mia, qua giù. Ah, ok, non mi ha fatto nessuno scherzo. Per fortuna. E tu... Ah, tu sei il tipo stravone dell'ultima volta. Chi è questo? Non ne ho la più pallida idea. Sapendo che ogni scuola ha uno spaccio, mi sono messo a cercarlo. Mi sono comprato un sacco di caramelle economiche. Wow. Oh wow, quello è un mega snack! E cos'è un mega snack? Delizioso snack presente in vari gusti che costa solo 10 zenny. Ah wow. Sono così buoni anche se costano solo 10 zenny ciascuno. Oh, sembra che ne abbia fatto la scelta. Oh, sembra che abbia fatto la scelta giusta. Vediamo com'è. Sgranocchia, wow. Sono grandiosi, vero? Diamine, sì, che bontà, non male per solo 10 zenny. Sei tu la persona che... Sì, sono io. Ero già qui quando correvi in giro, ma probabilmente non mi hai notato, eh. No, ti ho notato. Forse l'ho visto. Sì, l'ho visto, Gio. Mi chiamo Eos. Ah sì, Eos. Ma solitamente la gente mi chiama Ace. Bene. Piacere di conoscerti, sei Geo Stellar, giusto? Sì, ma... Come fai a sapere... Il tuo nome è ben noto nel mio campo lavorativo. Ed anche quello di Mega Man. What? Ok, diventa sempre più interessante. Come può questo tipo è a conoscenza
dell'entità di Mega Man. Ragazzi, rilassatevi, non sono un malintenzionato. Allora chi sei? Non posso rivelarvelo per il momento, ma arriverà il tempo in cui potrò farlo. Per adesso vorrei che tu venissi domani allo Speak a Mail. Speak a Mall? Come cazzo si dice? Non lo so, è un centro commerciale comunque. Si tratta di un enorme centro commerciale aperto di recente. Prendendo il treno ci si può arrivare in 10 minuti. In quel luogo si terrà l'ormai famosissimo torneo Lotta Onda. Wow, è famosissimo. Sì, famosissimo. Voglio che tu partecipi al torneo. Gia, non ascoltare questo tizio. Concordo, questo tipo mi dà i brividi. C'è qualcosa che non mi quadra. Ehi, sto solo facendo un po' di conversazione. Ad ogni modo, adesso il nostro team è occupato a cercare di mettere le mani su una carta vigore più. Una carta vigore più, eh? Vi serve una carta vigore più? Sì, te l'ho appena detto. D'accordo, ve ne procurerò una. Wow! Che intendi dire? Beh, se davvero vi serve, sto dicendo che potrei procurarvene una. Ma questo è... Abbiamo sentito che le carte vigore più non sono facili da reperire. Posso procurarvene una. Ma per guadagnarvela, Gio, dovrei prendere parte al torneo Lotta Onda, per essere lo Speak a Mail. Mail, chiamalo Mail, va bene. Gio, devi partecipare. Cosa? Allora è deciso. A domani pomeriggio all'area 20 dello Speak a Mail. Otterrai la carta vigore più a condizione che ti faccia vivo al torneo. Beh, batto tutti, vinco e a posto. Attendo con ansia che giunga domani, Gio. Volevo dire, Mega Man. Allora, da quanto conosco dei vecchi Mega Man, perché questo non l'ho mai giocato, quando uno fa così non è un ben intenzionato, però mi sta simpatico. Chi diamine era quel tipo? Assomiglia molto a... Assomiglia a chi? A te, ragazzo. Non sono così... No, dai. Non sono così fico. Ragazzo, non sei simile nell'aspetto, ma nella sensazione che dà. Ad ogni modo, domani andremo allo Speak a Mail. Forse riusciremo a scoprire chi è in realtà questo Ace. Hai ragione. Mi interessa molto capire come fa a sapere che sono Mega Man. Ed inoltre ci serve una quella carta vigore più. Allora andremo sicuramente. Dovremmo andare a casa a riposarci. Incontriamoci al cancello della fermata del treno di Echo Ridge. Ok. Dopo tutto ciò che è successo sono esausto. Ragazzo, torniamo a casa. Domani. Adesso. Perfetto, siamo pronti ad andare. Ah, ci avevamo. Ci ho appena parlato. 5 secondi fa ti ho parlato. Oh, Gio, oggi stai uscendo? Ehi, mamma. Sì, sto andando con gli amici allo Speak a Mail. D'accordo, stai attento, ok? Occupati di lui, mega. Conta su di me. Ad ogni modo, dove si trova il cancello della fermata del treno? Si trova vicino al fiume, ma non dovrebbe essere difficile da notare. Vicino al fiume, eh? Ragazzo, diamoci una mossa. Hop, non preoccuparti. Non permetterò che accada nulla al tuo ragazzo. So di poter fare affidamento su di te, mega. Perché oggi sei così energetico davanti a mamma, mega? Beh, sta attento a non rimanere fuori fino a tardi questa volta. Va bene. Non posso crederci, ha detto a Bud di non fare tardi. Questo è tipico di Bud. Che accadrà se non avremo la carta di vigore più perché siamo arrivati in ritardo? Scusate il ritardo! Ma scusa, ma abiti a due passi dalla fermata! Mi dispiace tanto! In nome del cielo, abbiamo perso un treno per aspettarti. Ma scusa, lì c'è l'acqua, come fa a passarci il treno? Ragazzi, sta arrivando un altro treno! No, ripeto, lì... E poi lì c'è il... Va bene, non dico più niente. Ragazzi, saliamo! Ok, quindi un treno così nel futuro, bene, mi piace. Si crea la strada man mano che va. Fantastico, va bene. Siamo arrivati? Ok, sul nulla. Perfetto. Quindi questo è lo Speak a Mail? Che bel posto, sono emozionato. Secondo PDA, tutto è stato costruito con un supporto finanziario della Fondazione King. Questo luogo è nato con lo scopo di ispirare i ragazzi a sorridere e restare restando se stessi. Questa Fondazione King è gestita da Mr. King, giusto? E chi è? Recentemente mio padre parla molto di lui. Lui e la sua fondazione credono fermamente che non sia uno spreco usare il denaro per rendere felici i ragazzi. È davvero incredibile. A chi importa questa roba? C'è un posto dove potete mettere qualcosa sui denti? Bud, il nostro obiettivo è mettere le mani sulla carta vigore più. L'area 20 è laggiù, muoviamoci. Il torneo sarà già iniziato.
chi sei tu? Tu sei quello dell'inizio! Se non so come ti chiami però. Cosa? Perché succede sempre a me? Cosa succede? Sembra che il sistema di sicurezza sia stato attivato. Ma perché? Non ho visto o sentito nulla di strano. Ehi, cosa dovremmo fare? Siamo intrappolati. Ehi ragazzo, lo so amica, il sistema di sicurezza dovrebbe essere qui da qualche parte. Secondo la Open Scapicamel presente nel mio database, il sistema di sicurezza si trova dietro quella porta. Sembra che la planimetria dell'edificio sia alquanto complessa. Grazie, Pidia. Mi trasformo in Megaman e andrò a vedere il nucleo programma del sistema di sicurezza. Scusate ragazzi, ma sai, lo spazio è molto più veloce. Nucleo programma non mi viene così. Il sistema di sicurezza, ok, andiamo. E via! Tu? Emergenza, è stato attivato il sistema di sicurezza! Che sia un falso allarme? Che strano. Potrei giurare di aver rivelato un alto livello di rumore. Rumore? Cosa sei stupido? Non sai cos'è il rumore? Il rumore è un disturbo M. Finiamola, smettila di blaterare, capito? Non c'è alcuna emergenza, perciò apri subito tutte le imposte. Ok, ok, non c'è bisogno di essere aggressivo. Se non c'è alcuna emergenza, disattiverò il sistema. Buon Dio. Ok, disattivato. Le imposte dovrebbero essere aperte. Le imposte. Il sistema di sicurezza è stato disattivato. Ok, problema risolto. Ritorniamo dove ci aspetta Prezzo. Perfetto. Sembra che i blocchi siano stati rimossi. È stata una faticaccia. Comunque sì, andiamo a dirlo a Prezzo. Sì, muoviamoci. Scommetto che il torneo è già iniziato. Adesso sono in piena forma. Muoviamoci. Sì, sì. I loro commenti sono epici, va bene. Ma andremo al torneo e prenderemo la carta vigore nel prossimo episodio. Quindi tu chi sei? Sto dormendo, va bene, ok. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Gnaccia Creeper del lato. Un altro, ma che è? Non è un po' di altro, no? Ecco. I soliti dinamitardi.